Buonasera, ben ritrovati. Puntata di Azzurra Sport di quest'oggi interamente dedicata al calcio. Si è infatti giocato il turno infrasettimanale, l'ottavo nel campionato di eccellenza. Andiamo a vedere in grafica quello che è successo nella serata di ieri. Il Borgaro vince lo scontro al vertice con la Junior Biellese con un netto 3-0. Vince anche l'Orizzonti United di Luca Peritore 2-0 contro la Virtus Verbania. Varale Pombia 9-2-1, Borgomanero Baveno 1-2, decide un autogol e poi il primo gol in campionato di Motetta. Santia Ivrea 4-1, Juve Domo Val d'Aosta 3-0, Stresa Volpiano 1-0, Omegna Grevilla 0-0, l'Alpignano torna al successo battendo in trasferta 2-0 lo Charvesso per una classifica che vede in testa a quota 19 gli Orizzonti United, a 18 il Borgaro, quindi Stresa e Juve Domo appaiate a quota 16, il Varallo e Pombia con l'Alpignano e la Junior Biellese a 15, Virtus Verbania scivola all'ottavo posto a 13, Santia 12, Borgomanero 9, 11, Charvesso 9, Omegna, Baveno 7, Aigreville, Ivrea 6, Volpiano 3, Val d'Aosta 1. Cominciamo il quadro delle quattro partite che abbiamo seguito con il Tris che la Juve Domo ha calato allo stadio Curotti. Martina Tomola. Prosegue la striscia di risultati positivi per la Juventus Domo che nel turno infrasettimanale sbaraglia il Val d'Aosta con un netto 3-0. Andiamo con la cronaca. All'ottavo gli ossolani passano in vantaggio grazie ad Alessandro Elca che si incarica di battere un calcio piazzato dalla lunga distanza e di collo esterno trafigge Costantino, non esente da colpe. I padroni di casa macinano gioco e al 25esimo è solo il Legno a dire di no all'incontenibile Fernandez. Al rientro dagli spogliatoi sono ancora i ragazzi di Mister Castelnuovo ad avere in mano il pallino della gara e al settimo arriva il raddoppio. Ado in versione assistman serve Elka che ben appostato sul secondo palo firma il 2-0 e la propria personale doppietta. Il 3-0 non tarda ad arrivare, è infatti il 29esimo quando su tiro cross di poi il portiere ospite non trattiene e Ado alle sue spalle appoggia in rete. L'unico brivido per la Juve Domo si registra al 33esimo quando il giovane Grenier colpisce in pieno il palo. Termina così 3-0 a favore dei padroni di casa. Mister, un ottimo risultato, continua la striscia di risultati positivi, come vede la sua squadra? No, adesso siamo un pochino, tra virgolette, risicati, scusa, perché alla fine abbiamo fuori Socio, adesso Domenico Cuzzello si è fatto male, Pioletti è un po' una caviglia come un palloncino, per cui stiamo andando secondo me bene, dal punto di vista di classifica, di punti, è un pochino tutta una balla, adesso sono contento, però insomma adesso penso che inizieranno comunque periodi duri, però sono contento perché alla fine abbiamo 16 punti, sono 5 risultati utili consecutivi, per cui della squadra sono contento. Domenica prossima incontrerete Livrea Banchette fuori casa, un campo molto difficile. Sì, mi hanno detto che è un campo non grossissimo, loro sono molto aggressivi, per cui sarà una partita durissima. Ma alla fine è un pochino tutte, insomma, perché stasera abbiamo vinto 3-0, però la stessa squadra è riuscita a pareggiare uno con la Virtus Verbania alla fine, una squadra giovane che ci crede, insomma, un campionato livellatissimo, secondo me non bisogna sottovalutare nessuno, per cui andremo giù col giusto timore, con la consapevolezza che comunque siamo una squadra forte, per cui cercheremo di vincere, cercheremo di dare il massimo. Questo è un po' il concetto in generale. A proposito di Puzzello, gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato la frattura della mano dopo la caduta nel match di ieri. 30 giorni di stop per il centrocampista ossolano. Andiamo adesso a vedere la vittoria di misura 1-0 dello Stresa con il Volpiano. Ha deciso Franco Faracci. Donatello Zonca. Vince 1-0 lo Stresa contro il Volpiano e solo al 75esimo gli uomini di Boldini vengono a capo di un ostico avversario, un Volpiano che si presenta in formazione giovane ma che rende la vita dura allo Stresa. Gara che entra nel vivo già all'11esimo con Di Iorio che tocca per Cassani, la cui conclusione al rasoterra si perde sul fondo. Al 21esimo, cioè 10 minuti dopo, un calcio di punizione di Agazzone sul quale Nicotra ci mette i pugni. Poi cresce il Volpiano che si rende pericoloso al 27esimo con un angolo di Taramino a centro area. Gelain gira verso la porta di Barantani che è superato dal pallone ma ringrazia Viganò che allontana praticamente sulla linea. Passano solo 30 secondi e Capussotto da due passi alza troppo la mira.
Bisogna arrivare poi nel finale del primo tempo e al 41esimo lunga battuta di Martello. Celano stacca di testa, indisturbato, ma spedisce clamorosamente fuori. Al 44esimo Barantani esce dall'area per anticipare Vardè, ma il suo rinvio termina sui piedi di Valsecchi, che tenta il gol da, addirittura da centrocampo. La difesa dello Stresa allontana. La più ghiotta occasione dei primi 45 minuti però arriva appena 30 secondi dopo il 45esimo per lo Stresa, e parte dai piedi di Cabrini, che innesca Tiboni, cross per Micheli che da due passi colpisce il palo. Assolo di Cabrini al terzo della ripresa, con conclusione che termina alta sopra la traversa. Nel secondo tempo è tanto Stresa, e al nono minuto un calcio di punizione velenoso di Cassani viene messo in calcio d'angolo da Nicotra. Il gol che sblocca il risultato e regala i tre punti e il terzo posto allo Stresa arriva alla mezz'ora della ripresa. Cunati si invola sulla destra e mette in mezzo un pallone che Faraci schiaccia in rete di testa. Cinque minuti dopo il Volpiano avrebbe l'opportunità di pareggiare, palla dentro di Caldarelli per Pititto. Barantani si oppone con il corpo e blinda di fatto il risultato. Nel finale espulso Caldarelli, Volpiano che termina quindi in 10 uomini per una brutta entrata sulla ratta, e in pieno recupero Cabrini, lanciato da Lipari, si divora il 2-0. Ma per questa sera va bene così: Stresa batte Volpiano 1-0, Stresa momentaneamente terzo in classifica. Un'altra squadra che sta decisamente bene in questo momento è il Varallo e Pombia, 2-1 contro la 9, Maurizio Ferlaino. Importante vittoria del Varallo e Pombia, che prosegue la sua marcia con una vittoria per 2-1 contro il 9 nel turno infrasettimanale, in un risultato legittimato soprattutto negli ultimi 35 minuti. Nessuna occasione nel primo quarto d'ora di gara da segnalare, ci sono solo alcuni errori a centrocampo dei Granata, che però scaturiscono solo un tiro sbilenco di Bertola dal limite al decimo e di Bianco al 24esimo. Dopo 14 minuti Ferrero perde anche Negrello per infortunio, al suo posto entra Blanda. Al 26esimo la prima vera occasione della partita. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti, il neo entrato Blanda recupera palla al limite e impegna in tuffo Bonassi. Azione che dà la scossa alla manovra di casa, che si rende nuovamente pericolosa ancora con Blanda, il più vivace ovviamente dei suoi, che su un'azione insistita sulla destra riceve palla in aria e calcia in velocità. Ancora una volta è Bonassi a negargli la gioia del gol con un gran intervento di stinto. Al 44esimo il primo pericolo per la porta di Accordino, con un diagonale fuori di poco di Santini. La ripresa per il padrone di casa è da incubo e si apre infatti con una bella conclusione di Federici dalla lunga distanza, bloccata in sicurezza da Accordini. Brivido ancora per Accordini dopo appena un minuto, quando Santini controlla un difficile pallone in aria. Ottimo il tempo d'uscita dell'estremo difensore, che respinge di piede. Duello che si ripete al quinto, quando sempre Santini si invola sulla sinistra. Eroicamente resiste ad una carica di Caramanna, perché vede la porta e tutto solo davanti ad Accordino non trova lo specchio. Secondo l'arbitro è l'estremo difensore a negare il gol, visto che successivamente ha segnato un calcio d'angolo. A tentare di scrollare di dosso il brutto avvio di ripresa il solito Blanda, che al nono prova a dare forza a un cross di Guarlotti, ma il suo colpo di testa viene respinto dalla difesa. Al 14esimo buona l'occasione capitata sulla testa di Latta su calcio di punizione Lazzarini. Ottima la posizione, ma anche in questo caso il giocatore non è riuscito a dare forza al pallone. Al 16esimo azione decisamente a rivedere, quando Guarlotti approfitta di un'indecisione fra Miglietta e Bonassi. Saltato il portiere non riesce a finire l'azione, perché è travolto da Bonassi stesso. Il contatto in aria sembra netto. Il gol è però immaturo, e a realizzarlo è Pescarolo al 16esimo, appena entrato da 10 minuti. Punizione perfetta per lui ad aggirare il portiere, nulla da fare per Bonassi, che a nostro giudizio non è esente da responsabilità. Al 26esimo il 9 ha la possibilità di pareggiare la partita, ma Santini, ben posizionato, spara alle stelle. Nonostante questo lampo ospite, il Varallo e Pombi a fare la partita, il gol del meritato raddoppio arriva al 35esimo. Gran lancio con il contagiri di Blande in profondità per l'inserimento di Latta, che temporeggia un po' in area di rigore, poi la piazza alla destra di Bonassi, che nulla può. Al 42esimo il gol che riapre la partita. Santini, che finalmente trova il meritato gol, insacca di testa un calcio di punizione dalla tre quarti di Corsaro. Il forse in finale degli ospiti però non c'è, e il Varallo e Pombia si intasca tre punti importanti che le consentono di proiettarsi nella zona alta della classifica e restare in scia della capolista. E chiudiamo il quadro delle partite con un deludente Omegna Greville.
Finisce 0-0 al Boroli, la sfida di bassa classifica tra l'Omegna e l'Agrebile, ed è un punto che va etichettato come guadagnato per i rossoneri, visto le tante occasioni sciupate nella ripresa da parte della formazione di Benedetti. Primo tempo con pochissimi spunti di cronaca, al sesto un tiro di Furfuri deviato in calcio d'angolo, al decimo lo stesso numero 8 del Greville calcia, ma la sua conclusione va alta, al sedicesimo proteste di Brunetti per un presunto calcio di rigore ai suoi danni, al diciottesimo tracciante di Perini l'unico tiro in porta dell'Omegna del primo tempo, Gini si salva in corner, al 45esimo Furfuri calcia di prima da ottima posizione, la palla però termina tra le braccia di Fovan, al 46esimo un minuto dopo il tiro di Noro termina a lato non di molto. Nel secondo tempo la Greville cambia marcia, dopo 3 minuti esterno di Cuneaz, di pugno Fovanna risponde presente al 12esimo, gran palla di Cuneaz per Glarei che da ottima posizione tutto solo nell'area piccola calcia una diagonale che finisce fuori di circa 20 centimetri, al 17esimo ancora Cuneaz inventa per Noro, diagonale su cui Fovanna è davvero tempestivo, tocca il pallone di quel tanto da mandarlo in calcio d'angolo, al 19esimo Noro dopo aver saltato il diretto avversario manca la conclusione dal dischetto della rigore, al 29esimo sinistro di Marchetto, ancora Fovanna presente, al 41esimo il colpo di testa di Cabrini finisce tra le braccia di Gini, al 48esimo in pieno recupero proteste degli ospiti per una caduta sospetta in area di Tomaino. Va bene, con Omegna e Greville noi chiudiamo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Vicio Azzurra TV.